dici, Snoops? Bella piscina, andrebbe pulita, però questi sono dettagli. Cosa ne pensa lei di questa piscina magnifica? Ah, non vuole essere ripreso? È un VIP clamoroso, lo sa che l'ho ripresa in più sedi? Perfetto, ok, grazie. L'ultimo l'ho sentito particolarmente. Va in pausa o... No, non va in pausa. Cioè, vabbè, ma te ci metti pure te, figlio mio. Comunque, bella ragazzi, bella. Va a giocare con Kiko e non rompi i coglioni. Ok, madonna, mo gli tiro qualcosa. Che c'è? C'è la pallina da golf, mo torno, E gioca! corri! Bravo. Ok, diciamo, bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Vabbè, ma la scorrono, cioè. Vabbè, Snoopy, se lo smetti di rompere le palle, quello è il tuo destino. Comunque, ragazzi, con questo sottofondo meraviglioso, vabbè, io spero che si possa registrare. Bentornati sul mio canale. Non so neanche se mi vedete, se le luci sono decenti o meno. Quindi volevo dirvi che, innanzitutto, bentornati sul mio canale. L'ho già detto, però ripetiamolo perché c'è chi non sente. È la prima volta che vi porto questa parte della casa. Quindi l'inquadratura così, fatemi sapere se vi può piacere. Magari sistemiamo le luci, però. Un po' complicato perché qui c'è la luce divina che mi batte proprio di qua, no? Quindi dite perché ti si vede a metà? Chiedilo a Dio. Tutto sommato, come avrete sicuramente letto dal titolo, si torna a fare vlog. Quindi questa è la tipologia di video in cui io provo ad essere serio, ma fallisco miseramente. Tra l'altro il cane ancora non ha smesso di abbaiare, ma questo chiaramente ci fortifica. Metti il silenzioso, per favore. Quindi signori, oggi oltre a Romix, di cui chiaramente avrete già letto nel titolo, volevo parlarvi, ma il sole sta andando clamorosamente via, poi non mi si vede più. Comunque volevo parlarvi di altre cose, quindi io partirei con il video che è uscito ieri, quindi ve lo lascio qui a schermo e qui sotto in descrizione, andatelo a vedere perché è un video che però non è uscito ieri, in realtà ho detto una cazzata, è uscito giovedì, quindi l'altro ieri, però comunque insomma ve lo lascio in descrizione, andatelo a vedere, ritorno di sfida allo youtuber, veramente un video fantastico a mio parere, poi ci sono dei problemini tecnici, però non ci ho avuto tantissimo tempo per montarlo. È comunque venuto secondo me un video di tutto rispetto, quindi fateci un salto, ripeto, qui sotto in descrizione. Quindi passate ovviamente anche dal canale di Bella FIFA, iscrivetevi, mi raccomando, perché Bella FIFA è il protagonista di questo video, non è vero. Però comunque ci sarà anche lui a Romix, ve l'avevo già detto probabilmente in altre sedi, e verrà qui da me, qui a Roma, e in particolare appunto qui a casa mia, a dormire. E quindi faremo sicuramente cose fighe insieme. Io stavo pensando, visto che diciamo è aprile, fa caldo ma non troppo, la piscina è gelata. Stavo pensando di fare una sfida assieme a lui, del tipo chi a FIFA, del tipo chi perde se butta in piscina. Fatemi sapere con un commentino e con un like se può piacervi l'idea, o se no comunque consigliateci challenge da fare insieme. Vi spoilerò anche che, come avrete sicuramente letto dalla mia pagina Facebook, sono entrato a far parte degli Auricchioni, quindi dell'Auricchio Crew, e sarò insieme a loro a Romix, ma oltre a questo ovviamente registreremo anche delle challenge per i vari canali. Insomma, andiamo al succo del discorso. Quando è che Federico sarà a Romix? Allora, a Romix sarò presente giovedì pomeriggio, perché la mattina comunque Bella FIFA arriva qui mercoledì, quindi giovedì mattina andiamo a fare qualche giro per Roma, e poi comunque non penso che a Romix ci sia qualcuno, ma il pomeriggio ci sarò. Quindi ragazzi, perché dovete venire giovedì? Perché venerdì non ci sarò purtroppo, visto che noi, gli Auricchioni, volevamo registrare le challenge di venerdì mattina, e qui si ricollega al discorso di prima di quando le registriamo. Solo che purtroppo alcuni di noi, e su tutti Enigma, che ha un problemino tattico a scuola, visto che quest'anno ha la maturità e deve fare delle simulazioni per l'esame fondamentali, e quindi ovviamente non può saltarle. E non faremo la mattina, ma faremo il pomeriggio. Quindi questo cosa ha comportato? Che venerdì purtroppo non potremo essere in fiera, perché ovviamente se registri la mattina il pomeriggio va in fiera, se registri il pomeriggio non è che la mattina va in fiera.
cazzo ci andiamo a fa. E quindi mi dispiace anche perché io ero tra quelli per la pro mattina, insomma. Però purtroppo non siamo riusciti a organizzarci diversamente, quindi non ci saremo venerdì, purtroppo, cioè nessuno di noi. Però io e tutti gli altri sicuramente saremo presenti sabato tutto il giorno, e io e alcuni, non tutti, anche domenica. Quindi ragazzi, ricordatevi, se volete vedere me giovedì pomeriggio, tutto sabato e tutta domenica ovviamente. Ah, ovviamente dov'è che mi potrete vedere? Intanto vi invito chiaramente a seguirmi sulla pagina Facebook, perché lì vi farò sapere dove sarò, me lo farò sapere con più certezza, insomma. Però mediamente nei padiglioni dedicati a quello che faccio io, quindi a YouTube. Ma ovviamente potrò farvelo sapere anche sul momento, ecco, cioè se magari voi siete lì e non mi trovate, potete mandarmi un messaggio sempre sulla pagina Facebook del tipo "Ndo cazzo stai?" e io vi rispondo e vi dico "Ndo cazzo sto?". Quindi ragazzi, spero veramente di vedervi numerosi al Romix, perché comunque sarà un'occasione che non capita, insomma, tutti i giorni per vederci. Mi è capitato anche di essere riconosciuto a voi e quindi di scambiare quattro chiacchiere al di fuori delle fiere, però chiaramente le fiere sono fatte apposta per stare insieme. Mi farebbe molto molto piacere se appunto riuscissi a vedervi numerosi, considerato che molti già me l'hanno scritto in privato. E quindi dai, che se becchiamo tra una settimana ormai, perché questo video esce di sabato, quindi sabato prossimo tutti al Romix, però anche giovedì. Quindi signori, visto che stiamo per giungere al termine, voi non mi vedete manco per la minchia, adesso nulla contro la minchia, per carità, però allora io mi metto gli occhiali perché sennò poi sembra brutto. Ok ragazzi, adesso io vi sto guardando, state tranquilli. Il cane ci ha rinunciato, il che mi fa piacere. Siamo al termine di questo video. Questa è la mia piscina e questa è la mia casa, ma l'avete già vista molto molto spesso. Io spero che questo video vi sia stato più che altro utile per farvi capire cosa succederà nel prossimo periodo. Vi do appuntamento a domani con un video molto importante. Chi mi segue sulla pagina Facebook già lo sa, perché ne avevo parlato settimana scorsa. Sarà una miniserie sul draft, che non è originale manco per niente, però comunque, visto che vi era piaciuto tanto il primo video di FIFA 16, che era stato proprio un draft, ve lo lascio anche quello in descrizione se mi ricordo, inizierò una miniserie, una partita a settimana, sperando di vincere il draft. Detto questo, ci buttammo, che dite? No, meglio di no. E quindi vi do appuntamento a domani con i prossimi video, ovviamente a Romix. Bella regà, a presto.